Unire le forze per mappare e coordinare le attività utili al consolidamento del prodotto turistico, sport, natura e benessere, con uno specifico focus su cammini, itinerari culturali e bike tourism. Un impegno condiviso per favorire lo sviluppo di modelli di turismo lento e sostenibile, di esperienze a piedi, in bicicletta e a contatto con la natura, quali volano di valorizzazione e promozione della destinazione Puglia e di realtà turistiche meno conosciute nel territorio regionale. Si stima che in Italia la forte crescita dei cammini permetta di raggiungere un indotto economico di circa 35 milioni di euro l'anno. Per il cicloturismo, i dati più recenti per il 2022 di ISNART e Legambiente parlano di un indotto di quasi 4 miliardi di euro, con una stima di circa 31 milioni di presenze attribuibili agli appassionati della bicicletta. La collaborazione con i numerosi comuni pugliesi è dunque fondamentale per concretizzare le iniziative già annunciate e costruire prodotti turistici in linea con gli obiettivi della strategia regionale. Lo scorso ottobre lo stesso Lupane aveva annunciato in conferenza il pacchetto di interventi della regione da 3 milioni e 200 mila euro per l'infrastrutturazione leggera del sistema regionale dei cammini e degli itinerari culturali prevista a partire dal 2023. L'Assemblea Nazionale dell'ANCI è l'occasione per stringere insieme con i comuni della Puglia una sinergia, una strategia, una condivisione rispetto a politiche importanti che stiamo portando avanti legate alla valorizzazione del nostro territorio, in particolare su prodotti fondamentali come i cammini e il cicloturismo. Faremo grandi cose insieme ai comuni, perché l'importante è che la Puglia si distingua non solo perché si viene in Puglia e si va bene in bicicletta, ma perché venendo in Puglia si scopre che si va bene in bicicletta e si torna per andare in bicicletta. È un'iniziativa che ANCI Puglia ha voluto sin dal primo giorno, che praticamente ci è stata data la possibilità di avere la possibilità, appunto, che ANCI, all'interno di ANCI Puglia, ci sia questa sezione dedicata alla bike economy e tutto ciò che ne deriva, diventa fondamentale e strategico.